Harry Potter e non mollare mai. Non mollare mai. Chi mi conosce sa che sono un avido lettore. Leggo tutto, dai fumetti ai romanzi, ai libri autobiografici, ai gialli, ai fantasy. In questo periodo sto leggendo Harry Potter. L'ho sempre snobbato, ma ho tantissime persone attorno che continuano a triturarmi i testicoli e quindi l'ho iniziato. Quando leggo qualcosa che mi appassiona, sono quella classica persona un po' malata che deve iniziare a documentarsi su tutto circa quella storia e anche l'autore. Quali sono le esperienze che ha fatto, cosa l'ha portato a scrivere questa storia e così via. Quello che è successo a J.K. Rowling è una storia pazzesca che merita davvero di essere raccontata. Ecco alcune curiosità su di lei che mi hanno colpito e anche commosso. J.K. Rowling era poverissima. Ha dichiarato pubblicamente che ha scritto le trame dei primi libri in un pub perché non aveva i soldi neanche per pagare la corrente. Ora è più ricca della regina d'Inghilterra. Il primo libro, Harry Potter e la pietra filosofale, è stato presentato e rifiutato a più di 20 case editrici diverse. Nessuno voleva pubblicarlo perché pensavano che un libro per ragazzi non aveva tanto mercato. Sti cazzi! La figura dei dissennatori e l'apatia che trasmettono sono nati da uno stato d'animo che l'autrice aveva a 25 anni, dopo aver divorziato, senza lavoro e con una figlia a carico. Altro punto fondamentale. Tutti le dicevano di lasciar perdere, che nessuno avrebbe pubblicato quel libro, che era carta straccia. Lei non ha mai mollato. Io dico sempre ai miei studenti che mollare farebbe stare più male che continuare a fallire. Tutti gli uomini intelligenti che si affacciano a questo mondo lo fanno per conoscere più ragazze, palese, e avere giustamente più possibilità. E le possibilità questo mondo ne crea quantità industriale. Quello che dico io è non mollare. Vedo che 7 uomini su 10, dopo qualche mese, anche di miglioramenti, getta la spugna. Come in qualunque percorso di miglioramento, perché questo è un percorso di miglioramento, bisogna mettersi in gioco, combattere con le proprie ansie e paure, fallire, vincere certo, tantissime volte, ma fallire, gioire e piangere a volte. Questo la gente non lo accetta. Pretende di diventare bravo in 2 mesi, senza fatica. Io dico sempre che se fosse facile, tutti in chat prenderebbero 5 numeri al giorno, tutti andrebbero in un centro commerciale e conoscerebbero 2 ragazze alla volta. Non è facile, ma quello che dico è che la perseveranza è la madre di tutte le abilità. Non si può pretendere di andare in palestra per 2 mesi e diventare come Arnold, che si allena da quando aveva il biberon 8 ore al giorno. La gente non vuole faticare, vuole tutto e subito. Quello che Harry Potter, in questo caso la storia di J.K. Rowling, mi ha insegnato è non mollare mai. Prima o dopo la svanghi, cazzo. Solo in un caso sei certo del fallimento. Quando molli.